concluso il concorso letterario nazionale per racconti inediti Radici Emergenti, promosso dalla cooperativa Se Può Far con la collaborazione di Bioecogeo e con Terre di Frontiere. Premio principale e menzione speciale a Roberto Todisco, socio fondatore e collaboratore della nostra associazione Aeropolis. Cominciamo dalla menzione speciale. La menzione speciale appunto è il premio che Pietro Don Marco ha dato. Il libro informativo del mensile edito all'Associazione Culturale Osso Pensante, dedicato al sud, al Mediterraneo, alla tutela dell'ambiente e alla salute dell'umanità. E il premio va a Roberto Todisco. Manifestazione conclusiva e la premiazione a Palazzo San Giacomo ha partecipato l'assessore Alessandra Clementi, la quale ha presentato il volume che raccoglie i racconti finalisti del concorso. Che è stata praticamente diciamo il vero e proprio motore della nostra nascita, ma anche del nostro libro. Grazie Roberto e benvenuti a tutti. Che bella scommessa vinta, una sala giunta così piena e partecipata. Benvenuti nel Palazzo di Città, questa è la sala giunta del Comune di Napoli. A nome del Sindaco Luigi De Magistris, noi vogliamo con grande determinazione che iniziative di questa natura e di questa bellezza possano svolgersi in questa sala, proprio perché sono percorsi capitale di valore della città, e allora è giusto ed è anche importante potervi condividerli qui, perché le persone intercettate sono già tante e i numeri della partecipazione di oggi ce lo confermano, ma noi immaginiamo tramite questo momento anche di raggiungere tante persone, tanti ragazzi e non solo, che non siamo riusciti a incontrare, questo perché crediamo tanto nel valore di un'iniziativa come questa. Sono stati selezionati 20 racconti da una giuria presieduta dallo scrittore Pino Imperatore, tutti sui temi del sud, del Mediterraneo, sulla tutela dell'ambiente e dell'accoglienza. L'iniziativa è stata sponsorizzata dal Comune di Napoli e ha avuto lo scopo di promuovere e stimolare la scoperta di nuovi talenti, invitandoli ad affrontare nuove tematiche dell'ambiente e dello sviluppo del territorio. Roberto, che ha detto che questa iniziativa è un'iniziativa coraggiosa, è la loro iniziativa in generale, un'iniziativa coraggiosa, di creare una cooperativa che si occupi di servizi editoriali in un mondo che è molto in crisi da questo settore, è davvero un'esperienza molto forte e coraggiosa. Attualmente, come penso sappiate, come paese, come nazione, siamo a tutti i posti del mondo come numero di lettori. Se potessimo limitare l'analisi al sud, a Napoli, Campania, siamo anche in questo caso nell'ultimo posto di Napoli, non è che in classifica. Questo la dice lunga sulla crisi, non solo della lettura in generale, ma proprio della lettoria. È stato un crollo negli ultimi anni dovuto a tanti fattori, che ha portato il mercato veramente a restringersi notevolmente rispetto al passato. Ciononostante Napoli, se vogliamo aiutare la razza, la sua città di Napoli è ricchissima naturalmente di fermenti culturali, letterari, artistici, musicali. Siamo, ve lo dico con orgoglio, la città attualmente che mette in gioco una serie di forze creative che altre realtà territoriali non hanno, non riescono ad esprimere. Nel suo campo letterario ci sono circa 50-60 scrittori che pubblicano, napoletani che pubblicano per le maggiori case editrici italiane, sono tradotti anche all'estero. Nel campo musicale c'è un fermento incredibile da parte dei giovani, l'assessore Clemente lo sa, nel campo artistico altrettanto, eccetera, eccetera, eccetera.
cifra dorsale, però purtroppo paghiamo lo scotto di una crisi globale che ci ha coinvolti pesantemente. Ciò nonostante, vedete un po' le contraddizioni, poi si tengono premi letterari, si organizzano iniziative, di eventi culturali di spessura nazionale e internazionale. Ciò nonostante, stamattina con grande piacere, come già sottolineato l'assessore, vediamo la presenza qui, nella sala giunta nel cuore dell'amministrazione cittadina, del palazzo dell'amministrazione cittadina, di tante persone che qui non solo perché appunto fanno parte del gruppo dei finalisti e dei premiati del premio, anche perché si guarda di curiosi per un'iniziativa così importante, così bella, così interessante, soprattutto utile alla crescita degli individui. Il volume, pubblicato da Infinite Edizione, avrà la prefazione di Amalia De Simone con una copertina bellissima del giovane artista napoletano Luca Carnevale. Il volume sarà distribuito su tutto il territorio nazionale. Allora, assessore, si può fa? Si può fa, abbiamo detto. Sa da fa e stiamo facendo. Io sono onorata oggi anche di fronte ad una platea così numerosa e di tanti ospiti della città di Napoli. Più di 105 sono stati gli scrittori che hanno risposto al concorso Radici Emergenti. Sono stata onorata di rappresentare una città, quella di Napoli, che investe nel capitale umano più importante, che sono i suoi giovani, e li mette nelle condizioni di avere quegli strumenti necessari, oltre che la fiducia e il supporto, per dare vita a grandi iniziative, iniziative di respiro nazionale, iniziative dal grande calibro professionali come questo concorso. Roberto e Deborah per noi sono l'emblema di ragazzi che decidono di investire nella propria città, che partono dal proprio quartiere che è San Giovanni, ma sono in grado, attraverso un grande strumento che è l'investimento imprenditoriale e nell'investire anche nella cultura, sono in grado di parlare a tutto il mondo. Allora, i cumuli dell'immondizia sostituiamo, come lei diceva, finalmente i cumuli di lì. Oggi abbiamo offerto anche a tanti ragazzi e a tanti scrittori non napoletani una mattinata dedicata alla cultura, all'editoria, ai libri, con una grande iniziativa che nasce a San Giovanni ed un'altra invece che nasce ormai da qualche anno nel quartiere di Secondigliano. E quindi sì, ce lo siamo detti, è una battuta, ma in realtà corrisponde alla verità. Napoli è una città che non si raffronta più con i cumuli di immondizia. I cumuli di immondizia hanno, grazie allo straordinario lavoro del sindaco De Magistris e grazie anche alla straordinaria tenacia di tutti i napoletani, lasciato il posto ai cumuli di libri.